Allora, ciao ragazze, vi prometto che la prossima volta sarò truccata, magari farò anche qualcosa di elaborato perché sennò sarei contraddittoria col canale, come esperta di make-up, appassionata di make-up e poi sempre struccata. Però capitemi, la vita va veloce, 3.000 cose da fare, 3.000 impegni, però siccome questo è un impegno che voglio mantenere, l'impegno di fare costantemente dei video, ho cercato un compromesso, quindi puntiamo al contenuto ma non all'apparenza per alcuni di questi. Allora, oggi voglio parlare degli ultimi acquisti che ho fatto, quindi gli acquisti di fine gennaio, gli acquisti a saldi, sempre inerente make-up e cura del corpo. Allora, di ritorno da Londra all'aeroporto di Orio al Serio, c'era la boutique di Kiko. Io già avevo avvisato a mio marito: guarda che una volta atterrati devo andare lì al volo, prendere giusto una cosa e poi andiamo, perché ci aspettava la navetta del parcheggio dove avevamo messo l'auto. Mio marito ha aspettato un minuto netto, poi se n'è andato, quindi ho dovuto rincorrerlo per tutto l'aeroporto, però ero vittoriosa perché avevo il mio sacchetto della Kiko. Quindi ero riuscita a fare i miei acquisti. Quindi niente, vi ho voluto rendere partecipi di quanto volessi estremamente questi prodotti a saldo. Allora, mi serviva e ho preso l'acetone, diciamo, anche se dice acetone free, quindi non c'è, né il polish remover Universal, e ho pagato questo, quindi si vede, sì. Questo l'ho pagato 3,51 euro. Poi ho preso, sempre perché io ho necessità di uno smalto comunque sempre neutro, non appariscente, e allora ho preso questo che è Nail Lacquer. Questo l'ho pagato 2,61 euro. È quello proprio della... Non so come fare. Allora, vediamo. Va bene, comunque. Nail Lacquer numero... È della French. È della French. Numero 209. E niente, mi ci trovo bene perché... E faccio quegli step che vi avevo detto degli acquisti che avevo fatto precedentemente. Quindi prima metto la base, poi lo smalto e poi il top coat, perché almeno le unghie sono protette. E niente, ho deciso di passare allo smalto e ho eliminato dalla mia vita completamente il semipermanente, perché è bellissimo sulle unghie e tutto, però a me me le indebolisce un minimo. Quindi, siccome io vado fiera delle mie unghie, sono sempre state forti, resistenti e lunghe, non vedo perché debba essere io a indebolirle, quindi per il momento nella mia vita vado, proseguo con lo smalto tradizionale. Poi ho preso la matita labbra della Kiko Smart Lip Pencil numero 704 e questa l'ho pagata 2,25 euro. Allora, vedete lo swatch, comunque un marroncino chiaro, e anche questo sempre sul neutro. L'ho voluta comprare proprio per ridisegnare i miei contorni delle labbra, perché proprio facendo video, guardandomi, ho visto che le mie labbra sono fine, soprattutto il labbro superiore, quindi magari con un millimetro di ritocco diventa tutto più accettabile. E poi ho preso il mascara Extra Curl 01 e l'ho pagato 4,50 euro, anche questo a saldo. E a saldo e poi avevo l'ulteriore sconto dovuto al fatto che utilizzassi per la prima volta l'applicazione Kiko, che mi aveva consigliato una mia amica di scaricarla, e così ho fatto. E anzi, ciao Cristina, speriamo che anche tu mi segua, perché adesso sto cercando di ampliare il canale, no? Farlo vedere ai miei amici. Ho superato la soglia della vergogna e quindi cerco più follower possibile, ma vediamo. Comunque, allora, questo della Kiko Extra Caro non lo voglio aprire perché ancora devo finire quello lì bio. Comunque è il nero e è il numero, ho detto, è 01.
vediamo un po' come sarà. E poi l'acquisto di fine gennaio è un acquisto che ho fatto sul sito, che vi lascio sotto il video. Vitamin Center. Allora, Vitamin Center è un sito dove in genere appunto si comprano prodotti per la palestra, vitamine, proteine, insomma, quegli sportivi lo conosceranno, ma in realtà ho scoperto che è anche un sito che ha dei cosmetici. Allora, io vi ho detto che ho quasi 30 anni e più che puntare al trucco vero e proprio, punto alla cura del viso. Vi ho parlato della spazzolina della Kiko che ora uso quotidianamente, acqua micellare, tonico, poi magari vi farò vedere. Insomma, ho deciso che da adesso in poi si deve comprare solo ed esclusivamente creme, sieri, contorno occhi, antirughe. Quindi vedo che l'elasticità della mia pelle va calando, quindi cerco di contrastarla in diversi modi. Allora, ho comprato 42 euro, e non è tanto, perché ho visto nei negozi, nelle farmacie, parafarmacie, in altri siti, quindi ogni mio acquisto è sempre oculato. Allora, Somatoline Cosmetic Anti-Age, programma viso, azione anti-age intensiva, e c'è sia la crema antirughe giorno che il siero intensivo riparatore. Vedete? Quindi sì, su Vitamin Center c'è anche questo. Ovviamente necessitavo anche di un contorno occhi, e questo l'ho pagato sulle 18 euro. E ho preso il contorno occhi sempre della Somatoline, Lift Effect contorno occhi. E però lo devo ancora cominciare tutto il trattamento e poi vi dirò, però sono fiduciosa. Poi ho preso, siccome sto per finire il mio gel detergente della Cien, del Lidl, mio fidato, era il secondo già che compravo ed è ottimo. Comunque ho preso sempre sul sito lì di Vitamin Center della Dottor Organic Bioactive Skincare Organic Tea Tree Face Wash Infused with Mandarin, Lemon and Witch Hazel. Insomma, la pronuncia inglese, sto lavorando anche su quella perché sto facendo un corso di inglese, stasera andrò a un incontro extra, quindi migliorerò anche lì. Comunque è questo il prodotto, e anche di questo vi farò sapere. Mi hanno regalato, il sito della Vitamin Center, dato questi acquisti, una barretta proteica, cioè veramente extra. Comunque va bene, vedremo come sarà anche quella. E niente, per il momento è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Vorrei farlo sui prodotti di gennaio, quelli sui prodotti finiti di gennaio. E poi non lo so, se magari qualcuno che mi segue ha la pazienza anche di mettermi un commento per dirmi che cosa vuole vedere, se gli è interessato, se gli sono interessati gli argomenti precedenti, se ne vuole altri, se mi dà qualche spunto per migliorare. Insomma, l'idea mia di questo canale, come del blog e della pagina Facebook Pretti Vivi, del blog www.prettivivi.wordpress.com, l'idea di tutto questo è un'idea di condivisione, è un'idea di avere un riscontro dall'altra parte, è un'idea di comunità, insomma. Quindi facciamo la comunità, io metto il mio e voi mettete il vostro. Alla prossima. Non ti importa.